Un inizio tra le polemiche e proteste, quello che a partire da domani 1 settembre sancisce l'obbligo del Green Pass sui trasporti a lunga percorrenza per le università e le scuole. Il livello dello scontro sulla certificazione verde si alza e tra le frange dei Novax si arriva anche alla minaccia per la giornata di domani di interruzione del servizio pubblico. Allerta massima quindi per evitare possibili blitz nelle stazioni e negli aeroporti, controlli rafforzati nelle 54 città dove sono previste iniziative contro il passaporto vaccinale che negli ultimi giorni ha portato ad aggressioni contro medici, giornalisti ma anche contro la politica. L'ultima minaccia è contro il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Tolleranza zero, non saranno ammesse illegalità, dichiara la ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Da domani il pass sanitario, come previsto dal decreto del 6 agosto, diventa necessario per salire a bordo di tutti i treni ad alta velocità, navi e traghetti per il trasporto interregionali e voli con tratta nazionale. Per quelli all'estero già era previsto. Alcune le eccezioni, come i collegamenti marittimi nello stretto di Messina, per i quali la certificazione non verrà richiesta. Green Pass anche per chi sale sugli autobus che attraversano due o più regioni, nessun controllo invece sul trasporto pubblico locale come bus e metro. Sul fronte scuola, mentre si attende il via all'app che ha già ricevuto l'ok dal garante della privacy per controllare la situazione vaccinale di insegnanti e personale non docente, da domani si punterà, almeno per le prime due settimane, alla procedura già utilizzata in ristoranti e palestre, con controllori addetti all'operazione. Anche per accedere agli Atenei bisognerà esibire il Green Pass. Nelle università infatti entra in vigore la stessa regola del personale scolastico con sospensione dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Per l'università però anche gli studenti dovranno mostrare la certificazione per sostenere gli esami o seguire le lezioni in presenza. Per gli altri lezioni a distanza. Intanto arriva il primo no ad un ricorso presentato dai Novax. Il Tribunale di Roma ha respinto l'azione legale di un'associazione di consumatori contro il decreto del governo sull'utilizzo del certificato verde.